Il poeta Andrea Zanzotto, uno dei grandi del nostro Novecento, ha dedicato molte delle sue poesie al paesaggio naturale e al passaggio distruttivo dell'uomo sui territori. Pronunciò questa frase: "Abbiamo visto l'orrore dei campi di sterminio, ora vediamo l'orrore dello sterminio dei campi." Una frase citata per denunciare la trasformazione del paesaggio veneto in una landa di agricoltura industriale, meleti e vigne, a cui si aggiungono gli insediamenti industriali. Tutto questo ha annientato la biodiversità. Questo fenomeno è avvenuto in molti luoghi del pianeta, anche in Medio Oriente, in Libano e in Palestina. Ma qui i nativi sono stati privati delle loro terre fertili, sono stati esiliati o costretti nei cosiddetti campi profughi in Cisgiordania e a Gaza. Nel complesso, i palestinesi che vivono in un campo profughi sono oltre 1,5 milioni e i campi sono 58, di cui 8 a Gaza. Sono stati istituiti dopo la guerra che Israele combatté nel 1948 con diversi paesi arabi, quando circa 700.000 palestinesi furono costretti a lasciare le proprie case. Fu la Nakba, la catastrofe. Di questo proviamo a parlare in questo viaggio nel tragico presente e nella memoria. Il primo canto ha il titolo Le vie dei campi. Per immagini a quelle di Simone Massi, realizzate per il film La strada dei Samoani, per la regia di Stefano Savona. Noi, che abbiamo visto l'orrore di quei campi di sterminio, ora vediamo lo sterminio dei campi profughi di Gaza. E in quei campi gli ospedali, con le scuole ed i musei, ma della strage degli ebrei, quei civili non hanno colpa. Della strage degli ebrei, quei civili non hanno colpe. Nella terra di Palestina, la memoria dell'Olocausto non può essere pretesto per uccidere innocenti. Se Hamas è terrorista, cosa dire di uno Stato che da decenni ha calpestato tutte le risoluzioni, che da decenni ha calpestato tutte le risoluzioni. Dei campi in Cisgiordania
Cisgiordania, di violenze sono il teatro. Ci hanno illuso col negoziato, ma dietro il sipario c'è l'annessione. Il mondo tace e non risponde, piange un poco, ma non si sente. Dalla guerra non nasce niente, e sulle fosse nascono i fiori. Il mondo tace e non risponde, piange un poco, ma non si sente. Dalla guerra non nasce niente, e sulle fosse nascono i fiori. Dalla guerra non nasce niente, e sulle fosse nascono i fiori. Il 27 gennaio, da anni, ricorre la giornata della memoria per celebrare l'Olocausto, la Shoah. L'11 gennaio 2024, la Corte Internazionale di Giustizia ha cominciato ad esaminare la denuncia di genocidio depositata dal Sudafrica contro Israele, accusata di aver violato le norme internazionali, uccidendo a Gaza in due mesi più di 20.000 persone, di cui il 70% donne e bambini, causando l'evacuazione forzata di oltre 1 milione di civili e perpetuando il rifiuto di cessare il fuoco, nonostante le sollecitazioni dell'ONU, dell'UNICEF e delle altre associazioni umanitarie impegnate nei soccorsi. Abbiamo pensato ai necrologi dell'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, cantati da Fabrizio De André. Ed è venuto in mente un altro necrologio, quello scritto da Primo Levi e dedicato a Hurbinek, nelle pagine che danno inizio al suo libro La Tregua. Abbiamo usato le stesse parole di Primo Levi per testimoniare anche la morte dei bambini palestinesi, raccogliendoli tutti attorno al nome di Mohammed. Per la musica c'è una canzone di una cantante palestinese, Nai Barghouti, pubblicata dopo l'inizio dell'attacco a Gaza. È una canzone che viaggia nel vento. Le parole dicono: canta al vento, mamma, canta la mia canzone popolare. Hurbinek, Mohammed, erano un nulla. Si
figli della morte, figli di Auschwitz e di Gaza. Dimostravano 3 anni circa. Nessuno sapeva niente di loro. Non sapevano parlare. Non avevano nome. Quel nome gli era stato assegnato da noi. Mohammed, che aveva 3 anni ed era nato a Gaza. Mohammed, che non aveva mai visto una montagna. Mohammed, che aveva combattuto come un uomo fino all'ultimo respiro, per conquistare l'entrata nel mondo degli uomini da cui una potenza bestiale lo aveva bandito. Mohammed, il senza nome, il cui minuscolo avambraccio era stato ustionato da un lacrimogeno israeliano. Mohammed morì ai primi giorni del dicembre 2023, libero ma non redento. Nulla resta di lui. Egli testimonia attraverso queste mie parole. Urbinek, che aveva 3 anni, che forse era nato ad Auschwitz. Urbinek, che non aveva mai visto un albero. Urbinek, che aveva combattuto come un uomo fino all'ultimo respiro, per conquistarsi l'entrata nel mondo degli uomini da cui una potenza bestiale lo aveva bandito. Urbinek, il senza nome, il cui minuscolo avambraccio era pure stato segnato col tatuaggio di Auschwitz. Urbinek morì ai primi giorni del marzo 1945, libero ma non redento. Nulla resta di lui. Egli testimonia attraverso queste mie parole. Il 10 dicembre 2023, nella ricorrenza della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, nella striscia di Gaza si contavano almeno 7.000 bambini e bambine uccisi dagli attacchi israeliani, pari ad almeno 2/3 delle vittime. Questo canto è dedicato a loro, in particolare al poeta Alerir Rifat e ai suoi 4 figli, uccisi il 6 dicembre 2023.
Nella storia recente non si sono mai contate tante vittime in così pochi giorni. La sete di vendetta del capo di governo Netanyahu supera con la sua efferatezza qualsiasi riprovevole attacco terroristico. L'azione di Hamas è stata giustamente condannata da tutti i governi del mondo, ma allo stesso modo deve esserlo anche l'azione di Israele, che continua a non tenere in considerazione le richieste di cessate il fuoco delle Nazioni Unite. Per definire i bambini di Gaza è stato necessario coniare nuovi termini. Alcune settimane fa gli operatori sanitari di Gaza, Medici Senza Frontiere, hanno condiviso che il numero di bambini senza familiari sopravvissuti che arrivano per cure mediche è così alto che è stato coniato un nuovo acronimo per identificarli: WCNSF, Wounded Child No Surviving Family, bambini orfani, nessun parente sopravvissuto. Abbiamo visto quegli occhi guardare nel cielo, e abbiamo visto quei piedi bagnarsi nel mare, abbiamo sentito le grida levarsi festose, abbiamo sentito nel vento gli aquiloni volare, e abbiamo visto le mani lo srotolarsi dei fili, e abbiamo visto le corse inseguire le scie, abbiamo sentito la gioia reclamare più altezza, abbiamo sentito l'ebbrezza vibrar di magie. 7.000 bambini ed un sogno di volo, 7.000 aquiloni a Gaza nel cielo, 7.000 sorrisi in un giorno solo, 7.000 innocenti e poi lo sfacelo. 7.000 bambini ed un sogno di volo, 7.000 aquiloni casa nel cielo, 7.000 sorrisi in un giorno solo, 7.000 innocenti e poi lo sfacelo. Abbiamo visto le bombe arrivare dal cielo, abbiamo visto del fumo e poi fiamme bruciare, abbiamo sentito boati squarciare il silenzio, abbiamo sentito le urla, i respiri svanire, e abbiamo visto le braccia cadere spezzate, e abbiamo visto le vene e le emorragie, abbiamo sentito il rancore e la sua efferatezza, abbiamo sentito dolore e poi solo afasie. 7.000 bambini ed un sogno di volo, 7.000 aquiloni a Gaza nel cielo, 7.000 assassini in 2 mesi solo, 7.000 innocenti e poi lo sfacelo, 7.000 bambini ed un sogno di volo, 7.000 aquiloni a Gaza nel cielo, 7.000 assassini in 2 mesi solo, 7.000 innocenti e poi lo sfacelo. Mahmoud Darwish
è conosciuto come il più importante poeta palestinese. Nel 2006, 2 anni prima della morte, ha scritto il libro In presenza d'assenza. Si tratta di un testo autobiografico in cui il poeta narra a se stesso, iniziando con una elogia funebre e proseguendo in 20 capitoli con le tappe della sua vita. Il capitolo 14 è una infinita descrizione del significato della parola e del sentimento della nostalgia. La nostalgia è la conversazione notturna dell'assente con l'assente, il voltarsi indietro del lontano al lontano. Nel capitolo 16 affronta il tema dell'esilio. Si tratta di un tema privato e allo stesso tempo pubblico. Darwish descrive nostalgia, amore, esilio affidandosi alla metafora ed in questo caso ad un'allegoria, quella della frutta. Sono parole piene di sensualità. Sembra un testo dedicato ad una donna, ma quella donna sappiamo essere la Palestina. Mordo una mela senza punizione nel giardino della conoscenza. La pera è perfetta nella proporzione, come il tuo seno non so starne senza. Spremo in bocca i chicchi d'uve o sotto i piedi ne pigio il vino. I fichi sono le tue labbra schiuse, me le sognavo fino al mattino. I fichi sono le tue labbra schiuse, me le sognavo fino al mattino. La nostalgia era aria, terra e acqua. La nostalgia era aria, terra e acqua. La nostalgia era aria, terra e acqua di casa mia. La nostalgia era aria, terra e acqua. La nostalgia era aria, terra e acqua. La nostalgia era aria, terra e acqua, ora è poesia. Il fico d'India, come una vergine, vuole difendere il suo tesoro. Il gelso è il bacio che ti ho dato giovane, ma il più scordato fu il mio ristoro. Ho nostalgia dell'albicocca, delle tue guance color pudore, delle ciliegie che metti in bocca, non c'è distanza tra gli occhi e il cuore. Delle ciliegie che metti in bocca, non c'è distanza tra gli occhi e il cuore. La nostalgia era un odore. La nostalgia era un odore. La nostalgia era un odore di casa mia. La nostalgia era un odore. La nostalgia era un odore. La nostalgia era un odore. Ora è poesia. L'arancia illumina le nostre notti e le profuma con la sua essenza. Il mango è bava che scorre a fiotti, il mio piacere, la tua accoglienza. La mela cotogna è un frutto femmina che profumava le mie lenzuola ed un rubino di melagrana te lo donavo
se ti lasciavo sola. Ed un rubino di melagrana te lo donavo se ti lasciavo sola. La nostalgia è come il vento. La nostalgia è come il vento. La nostalgia è come il vento di casa mia. La nostalgia è come il vento. La nostalgia è come il vento. La nostalgia è come il vento. Ora è poesia. Il conflitto a Gaza toglie la parola e isola la mente in pensieri cupi. È necessario cercare la Palestina nei ricordi, negli odori, immagini di un viaggio o letture che possono aiutare a porre in secondo piano armi e violenza. La scoperta di un articolo è alla genesi di questo canto, che come il precedente è dedicato alle piante di Palestina. La prima di queste è l'andal, una pianta medicinale che ha dato il nome ad Andala, il ragazzino di 11 anni onnipresente nelle vignette di Naji al-Ali, grande disegnatore satirico palestinese. Andala è un ragazzino, sempre di spalle, che osserva quello che accade. Si volterà soltanto quando potrà tornare al suo villaggio. Le altre piante sono l'ulivo secolare, sabra, il cactus che con la sua presenza segnala dove sono stati distrutti i villaggi palestinesi e dove ora sono nati i sabarini, i nuovi israeliani. Lo zaata, il timo selvatico di cui ora è proibita la raccolta, e la spontanea e preziosa portulacca, chiamata familiarmente farfaina. C'è una pianta forte Palestina, Andala è il nome che le han dato, è amara e si usa in medicina, se la tagli rinasce, questo è il suo stato. C'è un ragazzo di spalle in copertina, guarda, disegna, non si è mai voltato, osserva i soldati della carneficina. Mandala ed è arrabbiata. Ci sono alberi antichi in Palestina, più di 1000 anni, sono degli ulivi, come gli antenati. Alla mattina raccogliamo i frutti su quei declivi. Da ottobre a novembre si va nel campo, ma in questi giorni c'è ancora guerra. Violenti coloni non danno scampo, si corrompono le olive laggiù per terra.
c'è un'erba favolosa, in Palestina cresce profumata, fra le rocce è il timo selvatico che poi si abbina nello zaatar con le altre spezie. C'è una legge che vieta la raccolta nelle terre occupate da Israele. Corriamo dei rischi, è una rivolta, lo gustiamo sul pane con l'olio e il sale. Ci sono grandi cactus in Palestina, fanno dei frutti dolci e deliziosi, si sbuccia la pelle, si toglie la spina, è il simbolo conteso tra i più faziosi. Sabar in arabo vuol dire pazienza, lo dice la radice della parola. Per gli ebrei invece è la presenza dei nuovi nati in questa terra sola. C'è un'erba modesta intorno a Gaza, il nome popolare è farfaina, non si sa perché, ma vuol dire gioia, e a nonna salvo la bambina. 3 giorni e 3 notti fu un nutrimento con ferro, magnesio e proteine, fu il nostro cibo in quel momento, in attesa che la guerra avesse fine. Fu il nostro cibo in quel momento, in attesa che la guerra avesse fine. Paola Caridi, dopo il bel libro dal titolo Hamas, premio Capuscischi 2024, ha scritto un nuovo libro, Il gelso di Gerusalemme. Ci aiuta a leggere un'altra storia della Palestina, del Mediterraneo, del Medio Oriente, quella con la S minuscola, quella scritta dalla natura aggredita dall'uomo. Il gelso di cui parla appartiene alla stessa famiglia del sicomoro, le moracee. Sono patriarchi generosi che donano frutti a tutti, dall'Africa al Medio Oriente. Scrive così: perché c'è una storia che è oltre il paesaggio degli umani, a cui gli alberi esistono come testimoni, più spesso come vittime sacrificali, e che ci dice altre, diverse cose sulla terra che attraversiamo solo temporaneamente, come individui e collettività, come specie. Paola ci dice che questa specie progetta il paesaggio a proprio uso e consumo e che può decidere dell'irrilevanza di un albero abbattendolo, bruciandolo, facendone spazzatura. Se poi le ragioni sono dettate da conflitti e guerre, si perpetua il disprezzo fino ad un ecocidio impunito. Sono l'albero del sicomoro e in Africa sono nato, nello spazio di milioni d'anni il mio viaggio è cominciato. Sono stato nutrimento di gazzelle, giraffe e scimmie, nel mio legno in Egitto i faraoni han deposto mummie. Ero Hathor, la dea madre, signora del sicomoro, radiosa sposa del sole, ma la mia ombra è ristoro. In Oriente dimoravo presso tombe musulmane, vi sostavano in preghiera donne arabe e persiane.
sotto i miei rami estesi, grandi come una moschea, vi sostò anche Maria nel suo viaggio in Galilea. Per veder passare Gesù, sul mio tronco salì Zaccheo, esattore delle tasse, viveva a Gerico, era ebreo. Si pentì di aver rubato, di essere stato sicofante, e restituì le somme, un miracolo all'istante, in terra di Palestina, Shameiso nel mio nome. A Gerusalemme, a Gaza, vedevi ovunque le mie chiome. Tra il campo di Jabalia e la città di Ashkelon, chi sono le terre e gli alberi rubati da Sharon. Questa terra non è promessa a eserciti che combattono, noi alberi siamo qui da sempre, ci restiamo finché ci abbattono. Il gelso è mio fratello, Moracea, la mia famiglia, siamo entrambi centenari, diamo frutti a chi li piglia, ma mangiati lì sul posto, non se ne deve far mercato, è Sabil la condivisione, chi li vende fa peccato. Abbiamo radici forti che nessuno può sradicare, ho costruito intorno muri, ma li sapremo frantumare. Abbiamo radici forti che nessuno può sradicare, han costruito intorno muri, ma li sapremo frantumare. La colomba è simbolo di pace. Le sacre scritture narrano che dopo il diluvio universale Noè lasciò volare due corvi che però non tornarono. In seguito liberò due colombe e queste tornarono all'arca con un ramoscello d'ulivo. Questo ramoscello è presente nel murales di Banksy, realizzato vicino al muro di separazione a Betlemme. Ma nel volere rappresentare la realtà contemporanea, la sua colomba indossa un giubbotto antiproiettile. I migranti affrontano il mare in cerca di una terra ospitale. Ostaggio deriva da ospite. Gaza si affaccia sul mare, i cui confini di pesca e movimento sono controllati da Israele. I giovani israeliani che ascoltavano musica rave del 7 ottobre 2023 amavano come tutti il mare. Molti di loro sono stati catturati e sono divenuti ostaggio. La musica nel video è il preludio della suite numero 1 per violoncello di Johann Sebastian Bach, nella versione eseguita da Paul Tourtellier, il quale, facendo lezione ai suoi allievi su come interpretare il brano, fa notare che la musica vuole portare il respiro del mare, delle sue onde e della natura. Nell'eseguirla si deve seguire l'andamento del respiro umano. Credo di sapere il significato della parola ostaggio. La ripetono da mesi nei notiziari. Ostaggi in mano ai terroristi. Ostaggi dello Stato. Ostaggi civili contro aiuti umanitari. Si chiede la restituzione degli ostaggi, una tregua per liberare gli ostaggi. Dietro ad ogni ostaggio un nome, una storia. Dietro ad ogni ostaggio dei congiunti, una famiglia. Dietro ad ogni ostaggio un negoziatore, una vita sospesa, una libertà offesa. A volte penso che ci sono altre categorie di ostaggi, cose concrete, strutturate, consolidate, che impediscono di liberare gli ostaggi persone. Si è ostaggio della propaganda, si è ostaggio di idee, si è ostaggio di programmi, si è ostaggio di politiche, si è ostaggio di interessi,
sia ostaggio delle banche centrali, sia ostaggio di minoranze, sia ostaggio dei propri errori, sia ostaggio a volte del proprio passato. E se fosse la parola pace ad essere in ostaggio? I bombardamenti su Gaza colpiscono civili, ospedali, ma ovviamente è stato distrutto anche il museo. Una mostra delle opere sopravvissute ha trovato posto nel bellissimo museo di Ramallah. Tra queste opere ci sono i tatriz, ricami e vestiti tradizionali, che 3 anni fa, nel 2021, sono stati riconosciuti patrimonio dell'UNESCO. L'arte del tatriz è praticata da più di 3.000 anni e ogni motivo e modello rappresenta una regione diversa della Palestina storica. Per il popolo palestinese e le donne è molto di più che un'attività artigianale, è il mantenimento di una cultura della memoria dei villaggi abbandonati dopo la Nakba. La storia della Kefia, invece, come simbolo palestinese, è al pari della bandiera e delle chiavi del ritorno. Ne celebrava l'importanza anche Mahmoud Darwish nella famosa poesia Carta d'identità. Per la produzione di kefia in Palestina è rimasta attiva solo la piccola fabbrica Hebron, perché la concorrenza industriale ha fatto morire le attività artigianali locali. Questo canto è dedicato ai lavoratori e alle lavoratrici palestinese che in questo momento sono in grande difficoltà per le restrizioni imposte da Israele. Un'arte in Palestina, tramandata da generazioni, nel tatriz lo fanno le donne per salvare le tradizioni. Ago e filo, materia prima, non son semplici ricami, ma cultura e memoria tramandata in quelle mani. Patrimonio dell'UNESCO, di un popolo senza stato, realizzato in campi profughi in cui si è rifugiato. Colori e di disegni individuano i villaggi, abbandonati e poi distrutti, diventati dei miraggi. Rosso scuro di Hebron, rosso brillante di Ramallah, sono il sangue e l'amore e una preghiera inshallah. Rosso scuro di Hebron, rosso brillante di Ramallah, sono il sangue e l'amore e una preghiera inshallah. Dark red of Hebron, bright red of Ramallah, our blood and love and the pray inshallah. Dark red of Hebron, bright red of Ramallah, our blood and love and the pray inshallah. La kefia in Palestina è carta d'identità,
cantava Mahmud Darwish, poeta della libertà. La rete nera ricorda i pescatori senza il mare, le foglie d'ulivo sono onde che nessuno può restare. Le strisce nere sono strade di commerci interrotti, da checkpoint e muri, da soldati corrotti. A Gaza in Cisgiordania esistere è resistenza, c'è una parola che lo dice, su mood la resilienza. Rosso scuro di Ebro, rosso brillante di Ramallah, sono il sangue e l'amore e una preghiera in scialla. Rosso scuro di Ebro, rosso brillante di Ramallah, sono il sangue e l'amore e una preghiera in scialla. Dark red of Ebro, bright red of Ramallah, our blood and love and pray inshallah. Dark red of Ebro, bright red of Ramallah, our blood and love and pray inshallah. Our blood and love and pray inshallah. Nelle pagine del manifesto del 29 maggio compare un titolo grande, in rosso, a carattere maiuscolo, Il limite ignoto. E l'articolo riprende la cronaca del salto di livello del conflitto che Stoltenberg ha lanciato e a cui l'Europa si sta adeguando. Paolo Pileri su Altra Economia, di maggio 2024, scrive un interessante articolo dal titolo La guerra di Gaza e l'ecocidio dei suoli, in cui descrive il livello di distruzione arrivato al 42% del territorio. Racconta come le guerre, già schifose nei fatti, diventano ancora più schifose quando uccidono suoli, agricoltura, natura, animali, perpetuando nel tempo l'aggressione ai popoli e alla loro sovranità. Da qui nasce il canto in cui, oltre al limite dell'uso delle armi, trovano posto i limiti superati fino al genocidio a Gaza, il perdurare della guerra in Ucraina e della guerra all'ambiente che sta causando il cambio climatico. Le immagini per il video sono dettagli di Guernica, di Picasso, quadro che alcuni artisti di Gaza hanno giustamente reinterpretato nelle loro opere. Nel finale saranno le immagini di Terence Malick a chiudere il video, con estratti dal più bel film contro la guerra, il suo La sottile linea rossa. Quanti morti possiamo accettare tra i civili della striscia di Gaza? Quante armi possiamo inviare per colpire chi non ha più casa? Quanti stati dovranno dichiarare dell'ONU membro la Palestina prima che si possa fermare il genocidio alla carneficina? Quanti medici dovranno fuggire abbandonando malati e feriti? Quanti reporter dovranno morire bersaglio di droni mirati? Quanti reporter dovranno morire bersaglio di droni mirati? Quanti ostaggi saranno il pretesto per negare il cessate il fuoco? Quanti
crimini in questo contesto, qual è il limite ignoto? Quanti crimini in questo contesto, qual è il limite ignoto? Giovani in questi due anni arruolati in Russia e Ucraina, quanti sono deceduti colpiti per un missile o per una mina? Quanto vale un metro di terra sulla quale seminare del grano? Quanto aiuto per fare la guerra chiede tutto il governo ucraino? Quanti paesi in questa alleanza che tutti quanti chiamano NATO? Quante armi e quanta finanza mettono veti ad un negoziato? Quante armi e quanta finanza mettono veti ad un negoziato? Quanti accenni di usare l'atomica? La Russia lo ha già minacciato. Dove usarle di quanta potenza? Qual è il limite ignoto? Dove usarle di quanta potenza? Qual è il limite ignoto? Gradi di temperatura questo pianeta potrà sopportare, quante angosce e quanta paura per un futuro che sembra svanire, quanti animali e quanta natura queste guerre fanno terra bruciata, quanti impegni e quanta impostura, quanto cinismo la promessa mancata, quanti allarmi ha lanciato la scienza, oltre il limite non c'è ritorno, bugie, quanta arroganza, oltre il danno c'è pure lo scorno. Quante bugie, quanta arroganza, oltre il danno c'è pure lo scorno. Quanto ancora possiamo salvare della bellezza di questo creato? Qual è il limite da non superare? Qual è il limite noto? Qual è il limite da non superare? Qual è il limite noto? Nel settembre 2011 i rappresentanti del Contratto Mondiale dell'Acqua hanno organizzato il viaggio in Palestina, la Carovana dell'Acqua, con l'obiettivo di approfondire l'accesso all'acqua e alle risorse idriche nei territori occupati palestinesi. Il viaggio è stato guidato da Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina ed ex parlamentare europea. Abbiamo incontrato i comitati di resistenza popolare non violenta di Jenin, Tulkarem, Ebro, Nabi Saleh, la Valle del Giordano, Bilin, Attuani, Gerico, Ramallah, per conoscere i problemi dell'accesso all'acqua e alla terra e sugli effetti del muro e sull'occupazione di case e terra da parte dei coloni israeliani. La gestione dell'acqua è tuttora sottoposta ad ordini militari israeliani del 1967 e negano il diritto all'acqua del popolo palestinese, limitando e di fatto impedendo la costruzione di nuovi pozzi o la riabilitazione di quelli esistenti. Ai palestinesi è vietata persino la costruzione di impianti di trattamento delle acque reflue, di cui pagano la depurazione, ma che sono ad esclusivo uso
o riuso di Israele. Questo canto è un appello a condividere le risorse essenziali per la vita, e questo è possibile solo se cessano le guerre. C'è terra per tutti, c'è acqua per tutti, c'è pace per tutti, e nessuno farà guerra. C'è terra per tutti, c'è acqua per tutti, c'è pace per tutti, e nessuno fa la guerra. Se vai in Palestina, tu troverai un muro che ruba la terra, che nega un futuro per far sì che l'acqua sia un diritto umano. Si facciano due stati, si tenda la mano. Lo diceva Gandhi, il grande maestro, che a ricchi e potenti scombusso lave giochi, la terra abbastanza, risorse per tutti, ma non ne abbastanza per la vita di pochi. Nel pozzo profondo va giù un secchio vuoto, veloce e leggero, come in un gioco. Poi sale a fatica con quell'acqua scura, si bagna di luce, non fa più paura. C'è terra per tutti, c'è acqua per tutti, c'è pace per tutti, e nessuno farà guerra. C'è terra per tutti, c'è acqua per tutti, c'è pace per tutti, se nessuno fa la guerra. Dal tuo rubinetto un gesto tra le dita, vien fuori un bel getto, scorre la vita. Ne bevi un sorsetto, ti sciacqui le mani, sorridi tranquillo, ce n'è anche domani. C'è terra per tutti, c'è acqua per tutti, c'è pace per tutti, se nessuno fa la guerra. C'è terra per tutti, c'è acqua per tutti, c'è pace per tutti, se nessuno fa la guerra. Se nessuno fa la guerra. To show how the lack of water, the access to water is here, the discrimination, and also to look at the occupation. Come so have this still a better name, come so have this still a better name, come so have this still. E come so have fumo che ha the stiffness, come so have fumo che ha the stiffness, use. E canta, 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 e canta, 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 canta Palestina, canta, canta speranza. E che speranza che risperato non muore. Canta Palestina. صباح فلسطين طل وفل وغشو حبيب يطل ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويسعد طفل ونبقى نغني.
son fuse sur stasera, come son fuse sur stasera, come son fuse sur. Io sono la luna meschene culù, o sono la luna meschene culù, o sono la luna. E canta, 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 ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويفرح طفل ونبقى نغني سوا نغني للحياة نغني للحرية نضيء سوية